Buongiorno Quiriti, oggi vediamo e parliamo brevemente di una bella storia d'amore fra l'imperatore Adriano, ho fatto anche un video, quando avete tempo andatelo a vedere, e il giovane Antino, giovane greco della Bitinia, Asia Minore, ed è famoso per la relazione sentimentale con l'imperatore Adriano, il quale lo divinizzò dopo la sua morte, avvenuta in circostanze misteriose. Sembra addirittura un film, no, cari Quiriti? In realtà c'è stata questa storia d'amore, una bellissima storia d'amore fra l'imperatore e questo giovane greco. Bello, si dice che fosse molto bello. Fu introdotto alla corte imperiale nel 123, poco prima di essere portato in Italia. Divenne il prescelto dall'imperatore circa dal 128, quando faceva parte del seguito del personale di Adriano. Adriano lo porta sempre con sé, lo porta in Grecia e fu presente addirittura durante la caccia e l'uccisione del leone sacro in terra libica. Ebbene, ci sono poche notizie su questa storia d'amore, però tenete presente che comunque su YouTube e su internet ci sono dei video che spiegano molto dettagliatamente questa cosa. Io vi ho detto, vi do così il là, è un breve video. Voi se volete poi vedere ancora di più specificatamente le cose, andate su internet. Morì nel 130 nelle acque del Nilo in circostanze oscure, non si sa. Assassinio per gelosia, annegamento, intenzionale sacrificio umano. Sono circostanze misteriose. Dopo la sua morte, Adriano lo divinizza, fonda un culto dedicato alla sua persona. L'imperatore poi fondò la città di Antinopoli, fatta sorgere vicino al luogo dove il giovane morì. Divenne anche un centro di culto per l'adorazione del dio Antino in forma di Osiride. Istituì in suo onore anche dei giochi, diciamo, per esaltare la sua figura. Inoltre, diciamo, cari Quiriti, che la figura del giovane nella cultura occidentale venne presto associata all'omosessualità e apparve in moltissime opere letterarie e poetiche, tra cui quelle di Oscar Wilde. Ok Quiriti, quindi è una breve pillola su questo gossip dell'epoca, questa storia fra l'imperatore Adriano, che è un imperatore tra virgolette buono, e questa figura bella, divinizzata di Antino. Ciao Quiriti, noi ci vediamo settimana prossima con un altro video. Mi raccomando, ricordatevi sempre che siete il centro di Roma, siete il centro del mondo, siete i miei Quiriti. Ciao.